Qualche lezione fa abbiamo accennato, mi ricordo, abbiamo dato la definizione determinata, abbiamo dato, sì, mi pare di sì, le formule di Laplace, mi pare che l'avevo scritto, ok? Allora, insomma, questa formula qua, A è una matrice quadrata, il determinante di A è uguale a somma, per j che va da 1 fino a n, meno 1 alla i più j, per a i j, per il determinante di a grande j, dove la grande J si intendeva la matrice che veniva ottenuta cancellando la riga e la colonna. Poi mi pare abbiamo dato anche le proprietà del determinante, ripetiamole brevemente anche senza dimostrazione. Allora, prima proprietà che se A ha una riga nulla, allora determinante di A è uguale a 0. Scambiando due righe, il determinante cambia segno. Poi se A ha due righe uguali, allora il determinante di A fa 0. Questo perché scambiavo le righe, da una parte la matrice rimaneva uguale, quindi il determinante doveva rimanere uguale, dall'altra parte cambiava segno e quindi il determinante faceva 4. Se innanzitutto qua scriviamo anche la formula, questo è lo sviluppo secondo la riga iesima, scriviamo anche lo sviluppo secondo la colonna j-esima. Se moltiplico solo una riga, per lambda, allora il determinante si moltiplica. Per lambda. Questo ve l'ho già detto, per esempio se questa matrice 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, il determinante di questa matrice qui sappiamo che fa meno 1, 5 meno 6, allora il determinante di 3, 6, 9, 15, quanto fa? Quanto fa? Meno 9. Perché se ci metto così fa meno 3. Ho preso una riga e l'ho moltiplicata per 3. Ma se moltiplico per 3 tutta la matrice fa meno 3 volte la prima riga, 3 volte la seconda riga, fa e moltiplicato per 9. Se è una matrice 3x3 moltiplico tutta la matrice per 3, il determinante si moltiplica per 20 e così. Quindi basta moltiplicare una riga, il determinante è funzione lineare delle righe. C
5. Se A A primo e A secondo sono matrici che hanno tutte le righe uguali tranne la diesima riga. Se inoltre la riga A secondo I è uguale ad AI più A primo I, allora determinante di A secondo è uguale a determinante di A più determinante di A primo. Facciamo meglio, scriviamo meglio questa AI, qua mettiamo A primo, A secondo, lo partiamo A, A primo e A primo. Cioè, io ho una... per capirci, facciamo determinante di 1, 2, 1, 1, questo pure fa meno 1. Allora... determinante di 1, 2, 4, 6 fa meno 1, meno 1 che fa meno 1. Cioè vedete, la prima riga l'ho lasciata uguale, una sola riga, in questo caso la seconda, è la somma di queste due. Allora il determinante di questa matrice qua è la somma del determinante delle matrici precedenti. La scrivo qua perché c'entra, determinante della matrice trasposta di A è uguale a determinante di A. Tutte queste proprietà sono seguono banalmente da questa, dalle formule di Laplace. Le formule di Laplace in realtà però non le abbiamo dimostrate ancora, poi vedremo se dimostrate, non è difficile. La definizione l'avevamo data in maniera diversa, l'avevamo data con le permutazioni, però abbiamo detto che valgono queste formule e tutte le proprietà del determinante si ricavano facilmente queste formule. In realtà si può dimostrare che il determinante di una matrice è l'unica funzione lineare delle righe multilineare alternante, cioè che se scambio due righe cambia segno, tale che il determinante della matrice identica faccia 1. Però questo è un po' più astratto, non lo facciamo. Mi interessa soltanto questa considerazione: la trasposta è la matrice che si ottiene scambiando le righe con le colonne, quindi la prima riga diventa la prima colonna, la seconda riga diventa la seconda colonna, cioè facendo la simmetria, spostando gli elementi in maniera simmetrica rispetto alla diagonale principale. Da questa proprietà, che segue facilmente da queste due formule, si ricava che tutto quello detto per le righe vale anche ovviamente per le colonne. Cioè se una matrice ha due colonne uguali, il determinante fa 0, scambiando due colonne il determinante cambia 6 e così via. Benissimo. In particolare però noi abbiamo dimostrato un risultato importantissimo, questo l'abbiamo dimostrato. Una matrice quadrata n per n ha determinante, diciamo, tutte virgole, determinante di A è diverso da 0 se e solo se quando svolgo il metodo del pivot pervengo, giungo a una matrice triangolare
superiore con tutti elementi diversi da zero sulla diagonale. Questo l'abbiamo dimostrato. Quando andiamo a fare il metodo di pivot, sulla diagonale devono rimanere tutti elementi diversi da zero. Questo perché tutte le operazioni che facevano, che servono per applicare il metodo del pivot, non alterano il fatto che il determinante sia 0 o meno, non altero casomai solo il segno, perché c'era qualche da questa e questa segue che se io sommo una riga, un multiplo lineare, diciamo un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia, e quindi le operazioni che si facevano nello svolgimento del metodo del pivot erano: o si scambiavano due righe, o si sommava una riga, un multiplo di un'altra riga, e si faceva questa operazione in sequenza. Nessuna di queste operazioni altera il determinante se non per il segno. Eventualmente lo scambio altera il segno. Però se era diverso da zero, lo cambiare di segno rimane diverso da zero. Il metodo del pivot e nessuna di queste operazioni diciamo altera il fatto che i vettori fossero linearmente indipendenti. Quando arrivo alla fine con una matrice triangolare, ecco, quello che mi manca per poter dire questo è che l'osservazione sia a una, diciamo, intanto quadrata, poi una matrice triangolare superiore. Quindi che significa? Significa che aij è uguale a 0 se i è maggiore di j. Quindi A è fatta così: A1, 1, poi 0, A2, 2, 0, 0, A3, 3. Dove scrivo puntini significa che ci può stare quello che mi pare. Qua invece ci devono stare tutti 0. Cioè al di sotto la diagonale principale ci devono stare tutti 0. Allora il determinante di A è uguale ad A1, 1 per A2, 2 per AN. Cioè il determinante della matrice triangolare è facile da fare, basta fare il prodotto degli elementi sulla diagonale principale. Basta applicare la formula di Laplace, la dimostrazione banale: determinante di A sul piano lungo la prima colonna viene A11 per il determinante di A grande 11, quindi viene A11 per il determinante della matrice che si ottiene cancellando prima colonna e prima riga, e il segno viene positivo perché qua c'è meno 1 alla 1 più 1 che fa 2, quindi meno 1 alla 2 fa 1. Tutti gli altri elementi della prima colonna fanno 0, quindi rimane solo questo elemento qua. Ma cancellando prima riga e prima colonna ottengo A11, e determinante, ma A11 che cos'è? È una matrice ancora triangolare superiore, però di una dimensione 1 in meno. Per ipotesi induttiva, il determinante di una matrice triangolare superiore si fa facendo il prodotto di elementi sulla diagonale. Diciamo, ipotesi induttiva su che? Sulla dimensione, no? Supponiamo che fino alla dimensione 10x10 vale. Allora, quando vado a fare la dimensione 11x11, ottengo il primo elemento per la dimensione di questa, ma questa è per il determinante di questa, ma questa è 10x10, quindi il risultato vale. E quindi per induzione questo vale A11 per A22. Fine della dimostrazione.
Uno dice, ma l'ipotesi induttiva la devi verificare almeno per la dimensione 1, ma per la dimensione 1 è vero, perché se la matrice 1 per 1 il determinante fa 1, 1. Ok. Quindi, siccome... quando io ho, allora, quindi adesso ritorniamo a questo risultato è importantissimo. Quando vado ad applicare il metodo del pivot, applico il metodo del pivot e arrivo alla matrice triangolare. Se vi ricordate, io ho dimostrato che se partivo da vettori realmente indipendenti, arrivavo alla matrice triangolare con gli elementi sulla diagonale tutti diversi a 0. Viceversa, se partivo da vettori realmente dipendenti, a un certo punto, pure questo abbiamo visto, sulla diagonale principale potevo fare lo stesso, l'unica differenza è che sulla diagonale qualche elemento veniva 0. Ma siccome alla fine se gli elementi sono diversi da 0, cosa vuol dire? Che quando avrò finito avrò una matrice triangolare. Questa matrice avrà il determinante uguale a meno del segno uguale a quello di partenza. Allora, se i vettori sono gli elementi dipendenti, vuol dire che gli elementi sono tutti diversi da 0, e che vuol dire che il determinante della matrice di partenza era diverso da 0, perché il determinante della matrice triangolare è diverso da 0 e quindi il determinante della matrice di partenza pure era diverso da 0, perché era uguale a più o meno quello a cui sono arrivato adesso. Viceversa, se i vettori erano linearmente dipendenti, allora qualcuno di questi elementi era uguale a 0 e quindi il determinante della matrice triangolare ottenuta è uguale a 0 e allora il determinante della matrice di partenza pure era uguale a 0. Quindi qua per completezza posso scrivere che è vero non solo questo, ma è vero anche se e solo se, qua ci mette una bella parentesi per dire se solo tutta questa roba qui, se solo se le righe di A sono indipendenti, se solo se le colonne di A sono indipendenti. Cioè, la cosa che abbiamo mostrato l'altra volta era che le righe erano indipendenti se e solo se quando finiva il metodo del pivot tutti gli elementi sulla diagonale erano diversi da 0. La cosa che abbiamo dimostrato oggi è che gli elementi sulla diagonale sono tutti diversi da 0 se e solo se il determinante della matrice A è diverso da 0. E che questi sono tutti diversi da 0 se e solo se il determinante della matrice triangolare ottenuta è diverso da 0, ma quello era il determinante della matrice A a meno del segno. Quindi, cosa abbiamo scoperto? Mettendo insieme queste due cose, cosa scopriamo? Che le righe di A sono indipendenti se e solo se il determinante di A è diverso da 0. Ma questo allora vale pure per le colonne, perché io lo stesso metodo del pivot, come lo faccio per le righe, lo posso fare pure per le colonne. Quindi, cosa ottengo? Che quel determinante della matrice A è diverso da 0 se e solo se le righe sono linearmente indipendenti. In particolare, guardate che una matrice quadrata, se ha indipendenti le righe, ha indipendenti pure le colonne. E viceversa. Non può essere che le righe sono indipendenti e le colonne sono dipendenti. Perché se le righe sono indipendenti, determinante è diverso da 0. E allora anche le colonne sono indipendenti. Se le righe sono dipendenti, il determinante è uguale a 0. E allora anche le colonne sono dipendenti. Questo è un po' il, diciamo, la cosa di cui volevo richiamare. Ah, prima di andare avanti, scusate se torno un attimo indietro, ma c'era rimasta una piccola pendenza che è utile da un punto di vista geometrico togliere. Il discorso della rete schema la voglio discutere perché
aiuta, perché pure io ci ho dovuto pensare un attimo, se ci devo pensare un attimo io sicuramente voi ci dovete pensare qualche attimo in più. Allora, se vi ricordate, un'ora fa avevo disegnato due rette sghembe, poi ho detto questo è il segmento di minima distanza, cioè questo segmento di minima distanza è fatto in maniera tale che fa un angolo nel piano che le contiene, che contiene il segmento della retta, fa un angolo retto con la retta R e fa un altro angolo retto con la retta S. E avevamo detto PQ. Ho detto se io sposto P e ho P', è chiaro che PQ è più corto di P'Q, perché questo è un cateto, questa è un'ipotenusa di un triangolo retto. Poi ho detto che se sposto anche Q', non era in verità chiarissimo che P'Q' fosse più corto, fosse più lungo, scusate, di PQ. Perché io invece dico che è altrettanto chiaro, perché PQ, dico questo triangolo qui, è rettangolo, cioè quindi questo è un cateto, questa è un'ipotenusa del triangolo PP'Q, allora anzi QPP', quest'angolo è 90 gradi di greco mezia, mettiamo meglio, ok? Adesso dico che il triangolo Q'QP' pure, questo triangolo pure fa un angolo di pi greco mezzo. Vabbè, questo se volete è il triangolo delle tre perpendicolari, però se non vi volete impicciare, diciamo, perché poi non tutti alle superiori hanno fatto il triangolo delle tre perpendicolari, guardate qua, immaginate che questa è una retta verticale, girate tutto il, e questo sta, questa retta e Q stanno su un foglio orizzontale. Adesso anche P sta su un foglio orizzontale. Quindi questo angolo qui è sempre retto, eh? Cioè voglio dire, come è retto l'angolo PQQ', è anche retto l'angolo PQQ'. Ok? Mettiamola così. Tu c'hai una retta, stai sul piano ortogonale. Ok? Su questo piano ortogonale c'è un'altra retta. Ok? Questa è verticale, questo è piano orizzontale. Mettetela così, così lo capite. Allora, questo è qua c'avete Q primo. Qua c'avete Q. Adesso, quando vai a collegare con questa retta qui, qua c'è il P e qua c'è il P primo. Lo vedi che sono ambedue cateti, questo è un cateto e questo è un'ipotenusa, questo è un cateto e questo è un'ipotenusa. Allora, questo è un cateto e questo è un'ipotenusa perché quest'angolo per costruzione è la retta. Questo è un cateto e questo è un'ipotenusa perché quest'angolo era sempre retto, così come quest'altro angolo, quest'angolo qui è retto, così come quest'altro angolo qui pure è retto. Un altro modo di visualizzarla, poi vabbè, la guardate la figura fino a che non la capite, più di questo non ci posso fare. Quello che una cosa importante che vi può aiutare a capire è che QP'Q' non è un quadrilatero, non è un quadrilatero, non sta su un piano. Questi quattro punti qua non stanno su un piano. È un triangolo rettangolo diciamo messo al libretto con un altro triangolo rettangolo. Quest'angolo è retto qua e quest'angolo è retto qua. Chiaro? Voi prendete due triangoli rettangoli, in generale l'ipotenusa di uno è il cateto di un altro e poi muovete la cerniera. È chiaro? È chiaro che questi qua non stanno più su, non è più
un quadrilatero. Questi quattro punti non stanno sullo stesso piano. Tre punti stanno su un piano, il quarto sta fuori. Non c'è nessun motivo, non c'è una regola di geometria che dice per quattro punti ci deve passare per forza un piano, no. Per tre punti non allineati passa pure un solo piano. Chiaro? Comunque, come vedete, PQ, che è questo qua, che è un catetero, è più corto di P'Q. Ma questo a sua volta qua dentro è un catetero, quindi è più corto di P'Q'. Vedete, qua non ci ho messo il vettore, la freccia e il vettore, quindi c'è solo la stanghetta, quindi significa la lunghezza di. Quindi questa lunghezza qua è un catetero, è più corto, anzi nella figura è proprio stretto questa cosa, è più corto di questo che è più corto di questo, quindi è ovvio che P'Q' è sempre più lungo di PQ. Quello che dicevamo, che dovevamo dimostrare. In precedenza. Ok. Bene. Ok. Comunque, se vi riguardate l'esercizio di prima, se vi riguardate altre cose che abbiamo detto stamattina, penso che alla fine ci arriverete a farlo. Qua stiamo dicendo che se prendiamo due rette sghembe, prendiamo una retta, poi c'è un unico punto Q su questa retta che è messo insieme alla retta PP', alla retta R, questa chiamiamo la R e questa chiamiamo la S, c'è un unico punto tale che il piano passante per R e Q sia ortogonale alla retta S. Questo si è andato a vedere con le equazioni, si vede subito. Allora, una volta che avete questo piano, che è il piano ortogonale per, diciamo, il piano ortogonale a S passante per R, adesso se voi prendete questi triangoli Q'QP, Q'QP' o Q'Q e un qualunque punto della retta R, sono tutti quanti rettangoli in Q, sono tutti quanti triangoli rettangoli in Q, perché questo sta sul piano, diciamo, questo è verticale, questo è il piano orizzontale e quindi tutti questi segmenti sono orizzontali rispetto a questo segmento verticale, quindi sono tutti quanti, mi danno un angolo retto, e da quello seguo questo discorso che stavo facendo. Va bene, fine della parentesi. Ora torniamo ai nostri determinanti. Allora, fissiamo una volta per tutte le nozioni per le mie matrici. Ho una matrice A, stavolta è M per N, quindi è anche rettangolare. Se M è uguale a N è quadrato, se no è rettangolare. Poi cosa chiamo? Chiamo A con I la riga iesima, quindi A con I è il vettore per riga A I 1 virgola virgola A I N. A J la colonna jesima
quindi AJ è il vettore per colonna A1J AMJ. Questo non c'entra niente con IJ, solo nel caso di una bici quadrata, AIJ è la matrice ottenuta, si può definire anche in generale, però finora l'abbiamo usato e lo useremo soltanto per le matrici quadrate, ottenuta rimuovendo. Che significa rimuovendo? Togliendo, non cancellando, mettendo zeri al posto di, ma proprio togliendo, cioè la riga I e la colonna J. Quindi per esempio se A è una matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 3, 1 è la matrice 3, 1 è la matrice 2, 3, 5, 6. Rimuovendo significa rimuovere e quindi passa la matrice 2 per 2. A 2, 2 è la matrice 1, 3, 7, 9. 2, 2 dovevo invece di togliere queste, dovevo togliere queste e queste, rimanevano 1, 3, 7, 9. Chiaro? Poi non tutti i libri hanno la stessa, le stesse cose. Comunque, su questa notazione qua mi sento di dire che quasi tutti i libri sono concordanti. L'indice, diciamo, di riga, la riga I, l'indice si mette in basso, colonna J, l'indice si mette in alto. Adesso e se io voglio indicare due righe, ci metto due indici. Però in generale, qua, allora, minore di A, mettiamo A, I1, I2, IH, si mette in basso, poi J1, JK, si mette in alto. Questo è la matrice che si ottiene mettendo qua A, I1, J1, A, I1, JK, poi qua A, IH, J1, A, IH, JK. Quindi la matrice che si ottiene conservando soltanto gli indici di riga che scrivo sotto e gli indici di colonna che scrivo sotto. Questo si chiama un minore H per K della matrice A, perché è una matrice a sua volta che ha H righe e K colonne. Ovviamente gli indici di riga devono essere tali che I1 sia minore di 2 minore di IH, e gli indici di colonne devono essere tali che J1 sia minore di J2 sia minore di J. Quindi, se volete, la riga I non è altro che il minore che sotto c'è I e sopra ci sarebbe 1, 2, vabbè, qua in genere non si mettono righe, si mette un piccolo spazio e poi si dovrebbe mettere N. Così come qui sarebbe A, 1, M e qua ci sarebbe J. Perché
quello è un minore 1 per n e questo è un minore m per 1. Quindi è un, diciamo, la riga I e la colonna J sono un caso particolare di questi minori. Mo prendiamo una matrice 3x2. Quanti minori ci sono di questa matrice? Quanti minori ci sono di questa matrice? Allora, cominciamo cominciamo con A11. Chi è? A12. Chi è? Prima riga, seconda colonna. E così via. Di questi quanti ce ne stanno? 6. 2 di qua per 3 di qua. Posso scegliere una riga, c'ho due possibilità. Una colonna ho 3 possibilità. L'ultimo sarà A 2 3 e farà 6. E in totale questi qua sono 6 come numero, come minuto. Poi quante righe possiamo avere? Cominciamo con quante colonne possiamo avere? Comincia sempre con una riga. Possiamo avere due colonne. Allora cominciamo A1, 1, 2. Chi è? Prima riga, prima e seconda colonna. A1, 1, 3. U3. A1, 2, 3. U3. A2, 1, 2. Chi è? Seconda riga, prima e seconda colonna. 4, 5. A2. 4, 6. Scusate, 1, 3. 2, 3. 5, 6. Quindi sono 6 pure questi. Sono 6. Poi ho una riga e 3 colonne. Quanti ne ho? Una riga, una colonna erano 6. Una riga, due colonne erano 6. Una riga, tre colonne. Tre colonne vuol dire tutta la riga. Ma o è la prima o è la seconda. Quindi sono due. Poi due righe, una colonna. Due righe vuol dire tutta la colonna, perché la colonna c'ha due righe, quindi. E allora sono tre colonne. Due righe, due colonne. Vuol dire che sono due colonne, allora devo scegliere quella che devo eliminare, sono sempre tre. Due righe, tre colonne. Uno che è tutta la matrice. Allora, se andate a fare i conti, 12, 14, 17, 20, 21,
Io non mi torna. Sì. Vabbè, allora quanti sono? In generale, qua sono 21. In generale quanti sono? In generale io dico che sono 2 alla m meno 1 per 2 alla n meno 1. Provate, nel nostro caso le righe sono 2 e le colonne sono 3. 2 alla 2 fa 4, 4 meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8, 8 meno 1 fa 7, 3 per 7 fa 21. Perché? Io per scegliere questi numeri qua, che devo scegliere? Devo scegliere delle colonne. Chiaro? Devo scegliere delle colonne. Quanti modi ci sono di scegliere le colonne? In realtà sono 2 alla m, perché per ogni colonna posso specificare se c'è o non c'è. Le colonne sono, scusate, per ogni riga, qua stiamo parlando delle righe. Per ogni riga devo specificare se c'è o non c'è. Le righe sono m, per ogni riga la possibilità, le possibilità sono indipendenti, ogni riga la posso tenere o non la posso mettere, la posso mettere oppure no. E quindi le possibilità sono 2 alla m. C'è però una possibilità che va esclusa, qual è? Se voglio prendere un minore, almeno una riga la devo pigliare, no? L'unica possibilità che devo escludere è quella che non prendo nessuna riga. Mi sono 2 alla m meno 1. Dall'altra parte lo stesso discorso vale per le colonne. Le colonne sono n, ogni colonna la posso mettere, posso non metterla, le possibilità sono 2 per ogni colonna, si moltiplicano, sono 2 alla n. L'unica possibilità che devo escludere è quella di non prendere nessuna colonna, perché almeno se voglio un minore almeno una colonna ce la devo mettere. Quindi ottengo questo. Questi sono tutti minori, questo è nella fattispecie era 21, ma questo qua diciamo è il numero dei possibili minori di A, cioè di quanti minori posso fare parte della matrice A. Se invece cerco il numero, questo simbolo significa numero dei minori con H righe e k colonne, questo numero più semplicemente è m su h per n su k, che in questo caso io devo, dalle m righe che avevo, devo scegliere h, che è il numero di combinazione di m elementi ad h ad h, le combinazioni le avete fatte in analisi, no? Hai fatto il binomio di Newton? Sì. Allora, questo numero qua per definizione è m fattoriale fratto h fattoriale per m meno h fattoriale. Questo numero qua è n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k. Per esempio, vediamo un esempio. Se m era 2 e h era 3 e n era 3, prendiamo per esempio h uguale a 1, k uguale 2, quindi una riga e due colonne. 3 1 fa 3, se fate il conto, scusate, 2 1 fa 2, 3 1 fa 3, o 3 2 fa 3, la stessa cosa, quindi viene 2 per 3 fa 6, infatti di minori con una riga e due colonne ce n'erano
Sì. Ok. Comunque, quello che vi dovete ricordare di questo discorso, sicuramente, è che con una matrice di minori ce ne posso fare tanti. Tanti, tanti, tanti. Se la matrice è 4x7, quanti sono i minori 2x5 che posso fare? Se la matrice è 4x7, allora, per esempio, prendiamo A, una matrice 4x7. Allora, il numero dei minori 2x5 è 4, 2, 7, 5. Allora, questo numero è 4 su 2 fa 4 per 3 mezzi, cioè 6. L'altro fa 7. Per 6 fratto 2, quindi fa 21, quindi viene 6 per 21, lo sto facendo 26 minuti. Allora, il numero di combinazioni nk e nn-k sono uguali. In effetti il primo è uguale a n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale, mentre il secondo è uguale a n fattoriale sopra, sotto ci avete n meno k fattoriale, qua da fare la differenza n meno n meno k fa k e poi dovete fare il fattore. Quindi come vedete viene la stessa cosa. Quindi ad esempio 7, 5 è uguale a 7, 2. N su K si può anche scrivere N per N meno 1 per N meno K più 1 tutto fratto K fattoriale. Semplificando, sarebbe questa dove ho semplificato. A cosa corrisponde NK? È il numero possibile di possibili scelte di K oggetti da un insieme di N. Io ho per esempio n numeri, ne devo estrarre k, in quanti modi diversi si può fare? In n su k modi diversi, se non importa l'ordine. Se invece è importante l'ordine, questo è il numero delle, cioè il numero delle combinazioni. Se importa l'ordine si parla del numero delle disposizioni, che è ancora più. In parole povere, se il campionato ha 20 squadre, il numero di partite possibili, se non c'è andata e ritorno, è 20 su 2, cioè 20 per 19 diviso 2. Il numero degli accoppiamenti possibili è 190. Invece il numero di partite che si devono disputare è 380, 20 per 19, senza dividere per 2. Per quale motivo? Perché, diciamo, quando faccio gli accoppiamenti è importante l'ordine, cioè è chiaro che Bologna-Chievo è diverso da Chievo-Bologna, ok? Perché Bologna-Chievo si gioca a Bologna, Chievo-Bologna si gioca a Verona. Voglio dire, è facile da sono facile da calcolare. In questo caso questa identità, o questa qua più in generale, si può interpretare come il fatto che se io devo prendere un insieme di n oggetti e ne devo scegliere k, sceglierne k equivale a scegliere n meno k che scarto, è la stessa cosa. Quindi questo è il motivo per cui n su k deve essere uguale a n su n meno k. Per esempio, se da 7 colonne devo scegliere 5, è equivalente a sceglierne 2, perché quali sono le due che scelgo, quelle che non prendo. E quindi è esattamente la stessa. O sceglierne 2 o sceglierne 5 si può fare nello stesso numero di modi, anche se ovviamente le colonne scelte saranno le stesse.
Quindi, per esempio, una matrice 4x7 ha un sacco di minori, 126. In generale, il numero di tutti i minori quanto fa? 2 alla 4 fa 16, meno 1 fa 15, per 2 alla 7 fa 128, meno 1 fa 127. Quindi mo dovete fare 127 per 15, cioè 1270 più 635, cioè 1905. Ok? Quindi una matrice 4x7 ha la bellezza di 1905 minuti. In particolare, per esempio, se volessi i minori 2x5 fanno 126, fatevi tutte le altre possibilità e poi fate la somma e vedete che fa 1905. Ok? Benissimo. Allora, resistete 10 minuti, finiamo 5 minuti prima. Continuo e fare una pausa a questo per poi fare 10 minuti soltanto. Non ha senso. Adesso andiamo a definire definizioni. Sia A una matrice M per N. Si dice rango di A, e si scrive RK di A. La RK, a volte trovate anche RG, noi faremo distinzione quando parleremo di applicazioni lineari, metteremo RG, quando parliamo di matrici mi schiamo RK. Dice RK di A, rango di A, fate attenzione perché la definizione è leggermente complicata. Il massimo e i k appartenenti a n, tali che esiste un minore quadrato di a di ordine k. Di ordine k significa k per k, tale che chiamiamolo minore quadrato m di a di ordine k, tale che il determinante di m sia diverso. È il più alto ordine, il più grande ordine dei minori di un minore che abbia determinato diverso a zero. Quindi, per esempio, se io ho una matrice 4x7 che ha rango 2, che significa? Allora, che significa questo? Che esiste un minore di ordine 2x2 della matrice che ha determinante diverso da 0, mentre tutti i minori 3x3 e tutti i minori 4x4 hanno determinante uguale a 0. È chiaro? E quelli 5x5? Non ci stanno, perché la matrice è 4x7, come faccio a fare un di 5 parole le trovo, ma 5 righe non ci stanno. Chiaro? Quindi se la matrice è 4x7 a rango 2, significa che esiste un minore 2x2 con determinante diverso da 0.
minori quadrati hanno un determinato. Ma tutti quelli di ordine maggiore devono avere determinante quadrato. Allora, il problema è che il rango noi delle matrici lo dobbiamo calcolare. Spesso e volentieri il rango lo dobbiamo calcolare. Quindi sta definizione sarà utile, e come il discorso del determinante, la definizione di determinante astratta, quella con le permutazioni, è utile in astratto per vedere certe cose. Da quella deriveranno le formule di Laplace e quant'altro. Quindi non è che... O anche le formule di Laplace sono utili per capire le proprietà del determinante, perché dalla formula di Laplace si vedevano tutte le proprietà del determinante, ma non erano utili se la matrice era grande, non erano utili per calcolare il determinante, perché ci voleva troppo. La formula di Laplace comporta n fattoriale conti, che se n è già 10-15 diventa una cosa spropositata. Allo stesso modo la caratteristica, scusate, il rango della mia matrice definito in questo modo sarà utile per vedere certe cose, ma non si calcola così. Perché? Vediamo un po'. Prendiamo una matrice 4x7. Se la matrice è 4x7, diciamo pure che il determinante un minore 2x2 che avesse, facciamo un esempio concreto, se io vi scrivo questa matrice 4x7, dice qua A, io già lo so che il rango di A fa 2, lo so, perché il rango, vedremo, coinciderà col numero di righe indipendenti, con massimo numero di righe indipendenti, con massimo numero di colonne indipendenti. Allora, vedete, la dimensione dello span delle righe e la dimensione dello span delle colonne. Allora, vedete le righe, prendete queste due, sono indipendenti perché non sono proporzionali. Ho la terza e la somma delle prime due. La quarta è la prima meno la seconda. Quindi questi appartengono allo span di queste, la dimensione dello span delle righe è 2. Quindi la dimensione delle righe è 2. Andiamo a farlo per le colonne. Prendiamo le prime due, non sono proporzionali. Vedete? Non sono proporzionali. E quindi sono indipendenti. La terza vediamo un po'. Andiamo a scrivere che la terza quant'è? È il doppio della seconda meno la prima, se ci fate caso. Fate 4 meno 1 fa 3, 2 meno 1 fa 1, 6 meno 2 fa 4, 2 meno 0 fa 2. La quarta. La quarta è il triplo della seconda meno il doppio della prima. La quinta è il quadruplo della seconda meno il triplo della prima. La sesta è il quintuplo della seconda meno 4 volte la prima. La settima è il sestuplo della seconda meno 5 volte la prima. Comunque, queste due sono indipendenti, le altre sono combinazioni lineari. Oppure, questa e questa sono indipendenti, le altre sono combinazioni lineari. Cioè, la dimensione dello span delle righe fa 2, la dimensione dello span delle colonne pure fa 2. Adesso andiamo a prendere un minore 2x2, quale che sia. Non tutti, perché qualcuno, per esempio, che... oddio, sono quasi tutti che fanno determinati diversi a 0. Comunque, mettiamone uno a caso. Mettiamo questo.
questo e questo. 4 meno 2 fa 2. Beh, andiamo a prendere uno 3 per 3. Per esempio, prendiamo questo. Adesso, vabbè, se fate la, diciamo, 3, 5, 6, meno 1, 1, 1 fa 2, 4, 5. Quindi la terza riga è una combinazione, è la prima meno la seconda, e quindi il determinante fa... e questo vale la stessa cosa se fate qualunque altro determinante 3 per 3, altro meno 3 per 3. Hanno tutti determinanti nulli. Però se noi non vogliamo parlare di lineare indipendenza di righe o di colonne, il problema è se volessimo cioè attenerci soltanto ai minori, per controllare che tutti i minori 3x3 abbiano determinante nullo, innanzitutto me ne dovrei scrivere i minori 3x3. Quanti sono i minori 3x3? Sono 4 su 3 che fa 4, per il coefficiente di combinazione 7 su 3 che fa 7 per 6 per 5 fratto 6 fa 35. 4 per 35 sono 140. Buonanotte. Sono 140 minori. È vero che poi ci sono teoremi che posso fare solo i minori che si ottengono urlando quello lì, invece di essere 140 saranno 2 per 5 saranno 10. Comunque, non sa, so, saranno molti meno, però anche 10, 20, io mi devo fare 10, 20 determinanti ma 3 per 3. E perché lo devo fare? Non è questo il modo più semplice di calcolare il rango. Allora, qual è il modo più semplice di calcolare il rango? Adesso lo dico, non posso dimostrarlo adesso, ma lo facciamo mercoledì. Dico solo l'osservazione fondamentale, anzi non dico più niente dopo, dico soltanto questa osservazione fondamentale. Teorema: sia A una matrice M per N e sia M un minore A I1 I K J1 J K, quindi un minore quadrato, perché dobbiamo fare determinante, tale che determinante di M sia diverso da 0. Allora le righe AI1 AI sono indipendenti e anche le colonne AJ1 AJK sono indipendenti. Questo è quello che, la prima cosa che dimostriamo è così. Quindi se un minore ha determinante diverso da 0, le righe che lo formano e le colonne che lo formano sono indipendenti. È chiaro? Benissimo, se capiamo questo è facile poi capire tutto il resto. Quello per essere diverso da 0, se vi ricordate il metodo del pivot, per essere diverso da 0, prendiamo la matrice quadrata, le righe devono essere indipendenti, ma queste righe sono solo pezzi, le righe AI1 AI K cosa sono? Sono le stesse righe con dentro dell'altra roba, no, sono solo alcune posizioni. Le righe del minore sono minori delle righe queste qua, perché prendi la riga, togli quello che non sta sulle colonne J1 e JK e ottieni la riga del minore. Allora, se sono indipendenti le righe corte, diciamo così, sono indipendenti pure le righe lunghe. Questa è l'osservazione, però lo dimostriamo la prossima volta. Lo stesso per le colonne. Una volta visto questo, da questa osservazione
con poca fatica seguirà che il rango della matrice è pari al massimo numero di righe linearmente dipendenti, che sarà anche uguale al massimo numero di colonne linearmente dipendenti. Cioè, da questa osservazione, che naturalmente segue dal fatto, diciamo, da quello che avevamo scritto là stamattina, segue il fatto che la dimensione dello span delle righe, la dimensione dello span delle colonne, è sempre uguale. Quindi, se la dimensione dello span delle righe è 3, la dimensione dello span delle colonne è pure 3. Anche se le righe sono 50 e le colonne sono 125. Se la dimensione dello span delle righe fa 3, anche la dimensione dello span delle colonne fa 3. Va bene? Ok, va bene, questo lo vediamo mercoledì.